Ciao bamboleire, allora sto andando praticamente tipo al lavoro, no? E mi è venuta in mente una cosa abbastanza importante e allora ho detto che la racconto. Aspettate un attimo, mi metto i paraorecchi. Allora c'ho il paraorecchio, l'occhiello e le cuffie, sicché pensate come sto messa. Allora, oggi è una giornata molto tranquilla, no? E stamattina sono stata dalla mia strizzona, mitica, sempre mitica, che vi giuro di mille strizza che ho provato, lei è il top. Allora, no? Stamattina stiamo affrontando un tema abbastanza delicato. Come riuscire a superare un trauma. E cioè il trauma, il mio trauma legato insomma ad Ax, una serie di cose, e anche questa cosa dei cani. Cioè io sono sempre stata molto sensibile, ma così tanto, tutta questa sensibilità enorme è dovuta anche ad Ax e a quello che è successo. Allora, oggi stavo per l'appunto, quando abbiamo fatto un procedimento che io devo stare occhi chiusi e tutto, lei mi fa: guarda Camilla, ti si muoveva il braccio destro, che è quello che mi fa malissimo, e mi fa: ti si muoveva tantissimo. E pensate che io non me ne sono neanche accorta. A una certa, alla fine di questo procedimento, il braccio destro ha cominciato a schiantarmi di dolore. Ci sono rimasta di merda, perché comunque non credevo assolutamente che questa cosa potesse essere collegata, no? E invece a quanto pare lo stress, cioè io, le mie contratture legate alla schiena sono contratture legate a questa cosa dello stress. E quindi questa cosa dello stress li vuol dire tantissimo. Io non mi ero mai resa conto, innanzitutto. Cioè, quella mi fa massaggi, mi fa: senti, ma te, mi chiedo come fai a aver dormito fino a oggi, e sei la persona più contratta che io abbia mai visto. E la cosa che mi ha un po' stupito stamani è proprio questo, che lei mi ha detto: ti muovi il braccio e non te ne rendi conto. E quanto in realtà fisicamente poi ti accumuli tutto quello che hai e lo riversi sul fisico, cioè io boh. E lei, un'altra cosa che mi ha detto che mi ha colpito molto, mi ha detto: guarda Camilla, te dal primo momento in cui ti ho conosciuto non sei innanzitutto la classica persona che uno immaginerebbe, e hai due modi estremi. Di uno, sei molto curata, cioè il tuo fisico ti piace, lo curi. L'altra invece lo maltratti sia a livello di droghe che a livello appunto di scarnificazioni, eccetera. E quindi niente, stamani sono rimasta un po' così, ecco, perché riesce veramente a farmi ragionare su alcune cose. Io sono sempre basita. Oggi lo stesso, è una giornata meravigliosa, con un sole splendido, e mi viene tantissimo da pensare. Penso a quando stavamo e penso a quanti anni della mia vita comunque io ho perso, perché raga, cioè, parliamoci chiaro, sono anni persi, perché sì. E mi viene da dire veramente quanto ora una persona possa stare bene così. Cioè, stamattina mi sono beccata con Silvana, si è fatto colazione, mi ha portato un disegno fantastico, una di voi mi ha fatto il regalo. Mi lasciate sempre basita, quello è chiaro. Però sto veramente... la vita è fatta di tantissime piccole cose che io non mi rendevo assolutamente conto esistessero neanche. Cioè, peccato
peccato perché quando sto lì a pensare mi viene dei ragionamenti esagerati e poi quando ve le devo ridire in video non lo faccio perché me ne dimentico. Ma è un esempio calzante, per esempio, che cacchio ne so, la giornata, allora voi vi svegliate la mattina, fate la vostra giornata, che sia lavoro, che sia figli, quello che è, e poi arrivate alla sera, andare a letto e ricominciare poi un'altra giornata. La giornata della persona comunque con dipendenza è una giornata che bene o male riserva tutto in quello, cioè te riservi tutto a soddisfare questa cosa, cioè la tua dipendenza. Fino a che naturalmente ci sono i vari livelli, come tutte le cose, c'è il livello peggiore, che appunto è quello in cui ci eravamo ridotti alla fine, e un livello comunque abbastanza normale, no? Dove te hai comunque una vita... Le odio ste cazzo di scale mobili. Zoom avanti e indietro non possibile, ma chi te l'ha chiesto? E questo, vabbè. E comunque, ecco, cioè, la mia schiena è terribilmente contratta. È terribilmente contratta e... probabilmente è proprio una questione di stress di questo periodo. Anche Giulia, che è appunto la ragazza che mi fa i massaggi, mi ha detto: guarda, hai tantissimo stress qui sulle spalle, no? Io stamani ne parlavo con lei e ho detto: caspita, se ci pensi bene, noi abbiamo passato un periodo tremendo, no? Un periodo brutto, nel senso anche a livello mentale, a livello fisico. Cioè, allora, io sto cadendo a pezzi. Cioè, sentite qua. Sto cadendo a pezzi e mi rendo veramente conto di quanto il mio fisico ora l'accusi. Cioè, comunque, lo svolgere la mia giornata adesso, cioè a me mi rasserena. Passare una giornata normalissima, ho delle cose normalissime da fare e non lo so, so solo che si riflette spesso su quello che uno comunque passa, o sulla tua vita, o su quello che è. Io ora come ora sto appunto facendo e tirando delle somme, no? Tirando delle somme su una vita di 34 anni che potevo avere già una famiglia, potevo avere già una casa. E invece tutto questo non è. Però vabbè, rendermene conto adesso, devo essere sincera, mi metto anche un po' in difficoltà sotto alcuni aspetti perché, caspita, io non credevo. Allora, quando... comunque ho cercato e ho detto che dovevo smettere. Il mio intento era smettere di usare delle sostanze, comunque smettere di... Ok, e fin qua, e uno dice è difficile, ok, però, cioè smetti, no? C'è un sacco di gente che smette. Ma non credevo che davvero potesse tirar fuori tutta questa serie di situazioni. Cioè... emotive, di vita proprio in generale, non credevo davvero che questo è il Duomo, il bellissimo Duomo di Siena, che Siena li si può dire quel che vi pare, ma... E comunque, vabbè, ecco, è un po'... sono sempre un po' così, ecco, perché... caspita. Vabbè, quindi, cari ragazzi e care ragazze, se avete la possibilità di evitare, evitate, dammi retta, datemi retta, la vita è troppo breve, la vita è troppo una merda, di su, non smerdiamola ulteriormente perché vabbè. E vi volevo dire un'altra cosa molto importante della quale adesso non ho rimembranza e quindi non ve la dico. Stamani sono andata a vedere la macchina fotografica perché vorrei prendere una macchina decente per fare appunto video. Però quella che comunque volevo prendere io costa una miriade ed è una EOS
però costano tantissimo, quindi o vado a ripiegare su una macchina un po' più normale di quelle con cui fai foto e video normali, che vai sulle 150 così, altrimenti quelle col cosino che si girano cominciano a essere comunque usata, potrei prenderla, allora lì già. Questo splendido illuminante è della ColourPop ed è un colore che mi mandò Francesca, se non mi sbaglio, la mia Weasel, e dovrebbe essere quello di Hello Kitty, quello con collaborazione Hello Kitty. Comunque adesso vi lascio perché c'è un botto di gente in Piazza del Campo, un'esagerazione, non mi voglio far vedere parlare da sola. A dopo. Allora, io sono sortita, è tardino, no, non è tardino, sono le 7, saranno le 7:10, e tipo è fatto buio proprio ora, perché oramai fa buio tardi, e niente, è passata una giornata come al solito tranquilla, era proprio questo di cui vi volevo parlare, che per essere... Aspettate, mi metto questo perché mi fa pure freddo, ecco. Scusatemi, ma se riesco magari senza farvi venire la nausea. Questo volevo dire comunque, ecco, che riuscire a scoprire la tranquillità dopo tutti questi... Ah, poi ho scoperto un'altra cosa oggi, che l'afta che mi è venuta in bocca può dipendere anche dallo stress, oppure da qualche mancanza di qualche vitamina, però tipo dallo stress, ed è sicuramente legato allo stress, visto che il braccio è legato allo stress, i nervi tesi nella schiena sono legati allo stress. A me sti 4 mesi a casa che non lavoravo mi hanno ucciso, ragazze, cioè voi fatevi conto che secondo me lo stress maggiore è stato ora, in questo periodo che sto a casa, perché prima non... Sì, ok, qualche bega l'avevo avuta, ma mica così, cioè così, cioè, boh. E io non ci ho mai creduto che lo stress potesse portare a, e invece, cazzarola, ho buttato via 5 euro, però vabbè, meglio di niente, cioè meglio, era meglio niente, però ogni tanto, vabbè. Ok, allora io vi saluto e niente, vi volevo parlare un po' così di come mi sentivo, tutto qua. E basta, ora vado a casina, c'ho la batteria scarica e quindi vi saluto, ciao love.